questa prima giornata di Flora Trade Show, un'importante premiazione, ma ce lo facciamo raccontare direttamente dalle protagoniste che cosa è avvenuta in questo padiglione oggi qui a Rimini Fiera. Innanzitutto cominciamo presentandovi: chi siete, da dove venite? Sono Lucia Tabarrini e vengo da San Marino. Sono Maria Letizia Zambelli e vengo da Cesena. Silvia Marchi e vengo da Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna. Sono Marta Romito e vengo da Lecce. Avete partecipato a un concorso, volete raccontarci che cosa avete vinto e in che categoria? Abbiamo vinto come primo premio assoluto per la scuola e individuale per i fiori. Come si chiama questa scuola? La scuola è l'Asso Fioristi, con sede a Cesena. E che cosa consisteva questa competizione, volete spiegarlo? Consisteva nell'associare fioristi o fioriste a cuochi, pasticceri o barman. E quindi si doveva collaborare insieme. Come tema comune avevamo il barocco, ogni squadra era associata anche a un colore. Noi, la nostra squadra era associata al nero e come dolce avevamo una bellissima cupola di cioccolato vellutata, sì, nero. Quanto ci avete messo a realizzare quest'opera? Ce la volete un po' descrivere? Vediamo delle cornici, qual è stato il lavoro d'équipe? Il lavoro d'équipe è stato prima lo studio di quello che volevamo realizzare. E per uscire un po' dal barocco tradizionale, rivisitandolo in chiave moderna, abbiamo pensato a queste tre cornici e rendendole barocche nei movimenti e nelle rifiniture dorate e nell'opulenza, ma moderne nei materiali, e in più inserendo i giudici come figure dei quadri e il presidente della giuria come spettatore. Cosa pensate di questa prima fiera dedicata comunque al verde, Flora? È una bella iniziativa. È stata organizzata bene, l'associazione del cibo ai fiori è una coppiata vincente per appagare tutti i sensi, quello visivo, quello del cibo, gustativo, le papille. Speriamo di lavorare ancora insieme con Lucia.